A Netflix è stato consigliato di chiedere un rimborso all'investimento megamilionario della piattaforma di streaming nel principe Harry e Meghan Markle dopo che la prima puntata della loro serie di documentari sembrava fallire. Sia i commentatori reali che i critici televisivi hanno affermato che Netflix dovrebbe sicuramente chiedere un rimborso dopo che i critici hanno etichettato la serie Netflix del principe Harry e Meghan Markle noiosa e ripetitiva. I critici della BBC, The Guardian, The Times, così come il francese Le Figaro, hanno tutti criticato il programma deludente. Il commentatore reale Neil Sean ha detto al suo canale YouTube Nielsen's Daily Headline News che la coppia sembrava aver detto tutte le parti migliori durante l'intervista a Oprah Winfrey, ha anche suggerito che Harry potrebbe aver voluto salvare alcune rivelazioni bomba per il suo prossimo libro di memorie, Spare, che uscirà a gennaio. Sean ha dichiarato: i primi tre episodi sono stati esplosivi come voleva Netflix. È incredibile, davvero. Se fossi Netflix, chiederei sicuramente un rimborso. Tutti i pezzi migliori e più interessanti sono andati all'Oprah Winfrey Show, e non dimentichiamo che Harry non può rivelare troppo perché ha un libro da vendere. Quindi ci devono essere alcune bombe nel libro e non nella serie TV. Il commentatore reale pensava che la famiglia reale non avrebbe nemmeno sudato per la serie. Ha aggiunto: un reality show di solito riguarda il pericolo e il dramma. Dov'era il dramma? Sul principale sito web di recensioni cinematografiche Rotten Tomatoes, le valutazioni sono state estremamente negative, ottenendo solo il 40% di approvazione da parte della critica e il 16% da parte del pubblico. Carol Midgley, di The Times, ha fatto eco al punto di vista del signor Sean, scrivendo: se fossi Netflix, vorrei indietro i miei soldi. Perché non c'era niente di bomba o addirittura di molto nuovo qui. È stato girato magnificamente ma era ripetitivo, lamentoso e noioso. Tashi hanata o tsuru.